sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV All News da Venezia, in studio Massimo Brunella. Prima di dare la linea a Radio Science per la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, ritorna sempre in primo piano la notizia che riguarda la crisi, la grave crisi che non ha precedenti delle RTV locali. Voi naturalmente vi domanderete perché io vi do lettura sempre di questo comunicato, perché la cosa è grave e quindi non mi stancherò mai di leggere questo comunicato. Tra le altre cose andrà in onda anche a rotazione sulla web radio di Science, del circuito RST. Dunque, da tempo si era capito che davano fastidio, forse perché dicono la verità, perché sono veramente libere, istruiscono troppo la società, contribuiscono ad alzare il livello culturale. Già dagli anni 80 avevano iniziato a mettere i bastoni fra le ruote, qualcuno si è preso tutte le frequenze, hanno lasciato fare, ebbene ne è nato un monopolio e con le leggi a loro favore. La cosa è andata avanti fino al 2012 con il passaggio al digitale terrestre. A quel punto ulteriore colpo alle locali, perché le frequenze UHF e VHF migliori sono andate ai soliti noti network, con addirittura tutta la numerazione dei televisori o decoder a pro loro, pensate. Alle stazioni locali gli sono state assegnate le peggiori frequenze interferite da altri fronti d'onda provenienti dai paesi confinanti, dovendo cambiare più volte di frequenza. Le conseguenze sono immediata perdita di ascolti e quindi di pubblicità locale. Veniamo ad oggi. Non contenti, un ulteriore attacco alle RTV locali, gli vengono spezzate definitivamente le gambe, tagliando i contributi per la gestione anche delle redazioni giornalistiche, erogando briciole, a differenza dei network interregionali che gli vengono erogati di fatto milioni di euro. Le conseguenze oggi: è iniziata una moria di TV locali con le redazioni a casa, un esempio per tutti il caso drammatico di Telenara e Gorizia, che ancora trasmette ma in condizioni molto difficili. Ci sono a rischio chiusura 450 televisioni e 800 stazioni radiofoniche e si stima, incluso l'indotto, oltre a 5.000 lavoratori che resteranno senza lavoro. Con la manifestazione dell'AREA del 2 ottobre a Roma c'è da registrare che Di Maio non ha convocato il presidente dell'AREA, Antonio Diomede, alla luce del fatto che le emittenti locali avevano sempre appoggiato il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Tra l'altro, per concludere, tornando in testa a questo editoriale, a questa riflessione, constatiamo la nascita di un monopolio con tante televisioni spesso anche inutili, ma hanno pochi soggetti, con programmi atti a contribuire ad abbassare il grado culturale della società, l'esatto contrario del ruolo delle RTV regionali. Dunque prosegue questa battaglia intensa della REA a difesa delle RTV locali e noi delle testate web siamo pronti ad allearci con loro e fare unione, fare squadra. Ne va della sopravvivenza della nostra democrazia e di posti di lavoro. Ecco, noi battiamo spesso questo comunicato perché vorrei sottolineare, ne va della democrazia del nostro paese. Non è finita qui, signori, perché proprio recentemente, ci sono poche ore fa, potremmo dire, ci sono arrivate delle notizie alquanto inquietanti, perché la nuova emittente radiofonica di Trieste, Radio Diffusione Europea, malgrado avendo le concessioni in mano, non riesce a decollare. Su questo ci ritorneremo con dei nuovi approfondimenti, infatti sono previsti anche per la giornata di domani, innanzitutto dalle 19 un'altra trasmissione straordinaria su questo problema e poi vedremo alle 22 di aprirne anche una seconda, la stiamo costruendo, dovremo ancora
vedere se riusciamo appunto per le 22 a partire con una seconda, saremo più precisi magari nel corso di questa trasmissione oppure nel palinsesto di Radio Science. Vi do una notizia girando pagina, non so quanto giriamo pagina, perché questi discorsi qua mi fanno poi pensare qualcosa che si mescola un po', che ha a che fare un po' con una situazione così barbara, no? Quasi mafiosa, no? Ma come? Cioè, una emittente che non riesce, perché in Italia queste emittenti locali non riescono a lavorare in santa pace? Perché le nuove emittenti, malgrado una concessione, non riescono a decollare? Ci sono sempre ogni volta mille problemi. Chi c'è dietro questa storia? Chi c'è dietro a questa storia? Una cosa che è grave non solo per le emittenti, ma anche per tutte quelle associazioni culturali, comitati, artisti regionali, che noi normalmente diamo sempre spazio anche nel nostro settimanale, perché rimarranno a piedi, non certo troveranno spazio a Canale 5. Questo è poco ma sicuro, se tanto mi dà tanto, è così la realtà. Allora, 19.07, una notizia, poi diamo la linea subito a Radio Science. Allora, parliamo delle ville dei Casamonica. Sentite qui, con un blitz della polizia locale alla periferia est di Roma è stato avviato l'abbattimento di 9 ville abusive del clan Casamonica. All'interno statue dorate di cavalli e leopardi, stucchi, soffitti affrescati e una culla in stile imperiale. È una giornata storica per Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica. L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente. Per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l'impegno di ben 600 uomini della polizia locale. Trovata anche cocaina. Questo è quello che è successo oggi a Roma. Avete sentito dunque cosa hanno trovato dentro queste ville. 19.08, linea subito a Radio Science per Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Dunque la parola ad Alviano Appi, collegato via Skype con la regia centrale, dove c'è Rosario Moreno, che saluto. Prego Alviano. Ciao Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, io parto un poco dalla riflessione che stavi facendo tu, Massimo, sulla soppressione della voce delle radio locali, perché secondo me, ma già da decenni, ci stiamo avviando a un tipo di informazione che rifugge un po' dall'approfondimento, dall'analisi, dall'essere vicini anche ai cittadini sulle mille sfaccettature che ha la vita sociale, e presentare tematiche che comunque vengono vissute, vengono studiate in modo più approfondito, che è un po' quello che desideriamo fare questa sera, ma è proprio un tentativo di diciamo oscurare un po' la capacità della mente dell'uomo di cogliere le cose nel loro spessore. Vanno bene i talk show, che sono dove già tutto è stato deciso quello che si può dire, vanno bene diciamo un po' le cose di allegria, gli show, non lo so, tutto quello che io seguo molto poco, ma vedo quanto c'è di puro intrattenimento e non di approfondimento. Bene, detto questo, noi cerchiamo invece di fare un lavoro di approfondimento. Lo facciamo questa sera con Paola Restiglian, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera Paola. Buonasera, grazie a voi. Ecco, lo facciamo toccando un argomento estremamente sensibile, che dà un po' il polso di come sta evolvendo la nostra società.
parliamo un po' della tremenda piaga del turismo sessuale. E dico che questa, insieme ad altre voci, che possono essere la droga, la guerra, la vendita delle armi, l'abuso del mondo animale, vegetale, noi stiamo sfruttando tutto fino all'osso e siamo arrivati a sfruttare anche i nostri figli e i figli delle persone, i figli dell'umanità. Allora Paola, grazie appunto di aver accolto il nostro invito e con te proviamo a fare un excursus su questo tema difficile, ma io direi, userei una parola brutto, osceno, che è uno specchio dell'oscenità di questa civiltà che non può avvalersi di questo nome, secondo me. Ma comunque bisogna avere il coraggio comunque di guardare le cose, di affrontarle, capirle, pur sempre con la ferma volontà di migliorarle. Allora, dacci un quadro un poco di questo fenomeno tremendo che c'è nel mondo, in espansione tra l'altro. A te la parola. Sì, grazie. E, guarda, collegandomi al discorso che si faceva prima sulla difficoltà di fare informazione libera, penso sia invece fondamentale cercare di affrontare tematiche che non vengono affrontate di frequente, anzi se ne parla poco o pochissimo. E il turismo sessuale minorile è proprio un argomento tabù. E la difficoltà sta nel cercare anche di capire le ragioni, il perché di questa piaga, e anche capire se ci siano le modalità pratiche per porre rimedio agli effetti che ne conseguono, e soprattutto le modalità di prevenzione. Non se ne parla molto e secondo me proprio per questo motivo ritengo che sia invece fondamentale parlarne e ritengo che sia importantissimo che la gente sappia, che se ne parli e che si diano le informazioni necessarie al riguardo. Io vedo il turismo sessuale minorile come una vera e propria arma, un'arma molto potente che noi adulti puntiamo tutti i giorni contro i bambini, contro i minori che in teoria noi siamo invece tenuti a proteggere, a tutelare, educare e anche guidare. Molto spesso siamo proprio noi adulti occidentali a sparare quest'arma, e ci tengo a dire noi perché non intendo solamente gli esecutori materiali del reato, che sono appunto i turisti occidentali, tantissimi italiani che ogni anno vanno nei paesi più poveri del mondo e commettono questo tipo di reato, ma in noi comprende anche le persone, comprendiamo anche noi, nel senso che siamo le persone cosiddette normali, tranquille, che pensiamo solamente alla nostra vita, ma che purtroppo con la nostra indifferenza e apatia rendiamo possibile questo fenomeno, perché non facciamo nulla per opporci. A me certo. Piacerebbe che se ne parlasse anche a scuola, per esempio, visto e considerato che i giovani saranno i futuri genitori, almeno la maggior parte di loro. E sono proprio gli adulti che noi riteniamo che siano dignitosi, rispettabili, che hanno comunque una reputazione integerrima, un'ottima occupazione apparentemente lavorativa, e che sono i maggiori consumatori che alimentano appunto il mercato del turismo sessuale minorile nei paesi poveri. Io mi sono posta un po' di domande. Diciamo che ho voluto fare tutta una serie di considerazioni partendo dal quadro normativo, legislativo sul piano internazionale, quindi anche italiano per quello che ci riguarda, e poi anche una considerazione sulle cause, sul perché esiste questa piaga e sulle contraddizioni che sono molte della nostra società occidentale.
E quindi anche tutte le conseguenze, quindi quanto effettivamente funzionano gli strumenti legislativi posti in essere, perché il fenomeno purtroppo è in crescente aumento. E quindi mi sono chiesta perché, se alla fine le leggi ci sono, le convenzioni ci sono, ma il reato purtroppo è in continuo aumento e non se ne parla. Pensa che il giro d'affari è talmente imponente che è solamente secondo rispetto a quello delle armi e della droga, quindi non ha nulla da invidiare a traffici più conosciuti. Dal punto di vista internazionale, devo dire che a livello normativo la definizione di sfruttamento sessuale e commerciale dei minori è stata formulata durante il primo congresso mondiale sul tema, che si è svolto a Stoccolma nel 1996. Nel novembre del 2000 è entrata in vigore la Convenzione 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla eliminazione delle peggiori forme di sfruttamento minorile e quindi anche la tratta di bambini a scopo sessuale. Questo a livello internazionale. A livello italiano possiamo dire che la situazione normativa non è tra le peggiori, anzi la normativa italiana è considerata molto avanzata, con una legge che è entrata in vigore nel 1998, la 269, che titola norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Questa legge è stata aggiornata anche successivamente nel 2006 e diciamo che è appunto considerata molto avanzata perché è una delle prime che ha previsto il principio di extraterritorialità, cioè gli italiani che vanno nei paesi appunto cosiddetti turistici, compiono turismo sessuale, potrebbero essere inquisiti nello Stato estero su denuncia delle vittime e poi anche in Italia d'ufficio dalla magistratura. Quindi uno strumento legislativo a tutti gli effetti, comunque sulla carta molto molto valido. Cioè, scusa per capire meglio, nel senso, siccome ho visto che, ho letto anch'io che in questi paesi, per esempio moltissimo nel sud-est asiatico, ma anche Brasile, Caraibi, eccetera, eccetera, c'è anche una polizia facilmente corruttibile, tu vuoi dire che il sistema adottato dall'Italia permette, io magari là mi salvo perché corrompo un poliziotto, chi mi arresta, eccetera, ma potrei comunque, se c'è un'informazione, qualche cosa, potrei essere con... Pronto? Riprendo io da Venezia, da Oggi TV, ecco, c'è probabilmente un'interruzione nel collegamento via Skype da Pordenone, vediamo di provare a ripristinare la linea. Intanto ricordo che sono le 19.19, questa è Radio Science, web radio da Treviso. Allora, vediamo se Albiano ci sente. Pronto, Pordenone? Non sento neanche un segnale della regia centrale. Rosario, un attimo soltanto, sto cercando di recuperare la chiamata perché è caduto Alviano. Ah, perfetto, allora comunque siamo in onda, ecco, quello volevo accertarmi. Ecco, Paola, ti facevo una domanda. So che c'è stato un reportage molto interessante su questa tematica che era stato trasmesso da Rai 3 di un bravo reportagista, mi riferisco a Silvestro Montanaro, se non vado errato. Ci puoi dire qualcosa, sai qualcosa su questo? Sì, corretto. Purtroppo Alviano già accennava al problema della corruzione, che è un problema enorme, perché in certi paesi, io ho visto appunto il reportage di Montanaro sulla Cambogia in particolare, e la corruzione la fa da padrone e in tutti i settori, addirittura nel mondo dell'istruzione, e ogni mese praticamente gli studenti è normale che diano dei soldi ai propri maestri.
se appunto non pagano, vengono comunque trattati male, subiscono delle conseguenze. Questo non solamente nel mondo appunto universitario, della scuola, ma anche purtroppo quando si tratta di reati molto, molto gravi, e quindi sembra quasi che appunto pagando ci sia questa scappatoia, questa possibilità alla fine di evitare ogni incriminazione. La corruzione è un problema enorme, perché questo non vuol dire solamente appunto impedire, non so, le aziende private, per esempio, che devono comunque pagare i tangenti per poter lavorare, ma appunto consentono di coprire il sussistere dei reati, che sono sempre comunque tantissimi. E da questo punto di vista appunto la Cambogia purtroppo è un esempio molto negativo. Ho visto certo. Che sì. No. Vediamo se è tornato il bianco. No, no, sì, ho ripreso la linea. Adesso ti ho sentito, Paola. Io mi ero fermato alla domanda che ti avevo fatto, perché siccome in questi paesi è molto facile corrompere anche le forze dell'ordine nel momento in cui magari ti trovano, ti catturano, però dopo ti puoi salvare facilmente allungando un po' di soldi. Invece la legislazione italiana potrebbe riuscire a catturarti e a quindi a processarti in casa tua, insomma. Questo è la bontà di questo sistema. Senti, ti volevo dire anche, io ho visto prima, accennavi al fatto che questo abuso è fatto anche, ho visto io, da persone veramente insospettabili, persone che sono in viaggi d'affari, piloti d'aereo, operatori umanitari e anche delle organizzazioni, delle ONG. A te risulta una cosa del genere? Sì, mi sono posta anch'io la questione di quanto funzioni e quanto sia alla fine efficace lo strumento della cooperazione internazionale. È vero che anche facendo delle ricerche su internet si trovano tantissimi interventi di cooperazione, addirittura anche cooperazione tra le forze dell'ordine, organizzazioni della società civile, a sostegno appunto per tutelare i minori che sono vittime della tratta e quindi anche dei reati di turismo sessuale. Ma questo anche nei paesi proprio quelli più coinvolti, quindi Cambogia, Thailandia, Vietnam, Laos, Brasile. Il problema però è che il reato comunque persiste, e quindi mi sono chiesta, ma funziona veramente questo strumento della cooperazione, che peraltro anche comporta delle spese non indifferenti a livello internazionale, oppure no? E alla fine lo strumento degli aiuti internazionali funziona veramente oppure no? Ho provato a darmi una risposta ascoltando le interviste delle persone, quelle semplici, quelle che abitano quei posti e quelle magari che, come dire, vivono sulla propria pelle questo problema e insieme a tutti gli altri problemi. E ho visto in particolare in Cambogia, dove la situazione appunto è particolarissima. Se ricordiamo, la Cambogia è una delle nazioni più povere al mondo, la maggior parte lavora sui campi, ma c'è comunque una percentuale senza terra. 4 milioni, quasi 5 milioni su un totale di 14 milioni vivono con meno di un dollaro al giorno. La Cambogia è un'ex colonia francese che ha subito, poi lo sappiamo tutti, dai Khmer Rossi, un periodo nero, uno dei periodi più brutti dell'umanità. E anche se ha raggiunto sulla carta l'indipendenza nel 1953 e anche a livello internazionale è stata comunque riconosciuta indipendente con la conferenza di Ginevra del 1954, la Cambogia comunque non è un paese libero. E questo purtroppo si ripercuote anche sulla commissione di reati, sulla corruzione,
e sul problema appunto degli aiuti, della presenza delle associazioni e organizzazioni non governative, degli aiuti internazionali, che a detta appunto delle persone intervistate, che sono le persone che alla fine vivono questi problemi, continuano ad essere versati nelle mani dei politici e dei ministri locali, ma non arrivano alla gente. Addirittura la gente viene intimato di abbandonare le proprie terre per fare spazio a interventi di edilizia, perché appunto la speculazione edilizia è uno dei mercati più floridi in Cambogia. E se uno dei contadini, i proprietari di terra, si rifiuta di concedere, di dare la propria terra al governo, praticamente gli vengono incendiate le case, insomma subiscono altri tipi di persecuzioni. Diciamo che è un po' uno specchio di quello che sta succedendo anche in Amazzonia, in qualche certo, modo. Ho pensato anch'io. Ho proprio ritrovato purtroppo questa analogia di situazione. E quindi appunto questi aiuti internazionali, alla fine mi sono chiesta, ma se le persone intervistate, la gente semplice mi dice che loro non vedono nulla, addirittura loro fanno un atto d'accusa, dicono ai giornalisti che le intervistano, ma vi rendete conto voi europei occidentali che voi pagate le tasse e parte delle vostre tasse va a finire nelle tasche dei nostri potenti, dei nostri politici, dei nostri ministri, ma di sicuro non a noi. E questo è una cosa che deve scuotere le nostre coscienze, compreso appunto il problema non tanto e solo dell'allontanamento dei contadini dalle proprie terre, ma soprattutto per evitare, come dire, la prosecuzione del perpetuarsi di reati come il turismo sessuale minorile, che in Cambogia è un problema enorme. Senti, allora, le cause che tu hai potuto individuare meglio di questa piaga stanno quindi innanzitutto nella povertà. Assolutamente sì. Come purtroppo insegna la regola del mercato, dove c'è una domanda c'è anche un'offerta, e purtroppo nella maggior parte dei casi quasi sempre l'offerta nei paesi poveri. E costa magari per un turista fare un viaggio dall'altra parte del mondo, ma poi con una cifra diciamo bassissima è possibile purtroppo avere questa possibilità di utilizzare il turismo sessuale minorile come forma di abuso nei confronti appunto dei minori. Il problema poi è che la maggior parte dei casi chi va come turista è anche convinto dell'innocenza del proprio gesto, è anche convinto che alla fine no, in realtà non sia un commettere un reato, perché appunto si tratta di minori che comunque hanno bisogno di soldi e li si fa quasi sentire come un favore che gli si fa. Alla fine in realtà proprio non è così, e l'ingenuità penso che non, come dire, non sia assolutamente una giustificazione in questi casi. E c'è un mercato dietro, c'è la criminalità organizzata che ovviamente favoreggia questo tipo di mercato, e alla fine a rimetterci sono i minori, addirittura non tanto e solo per prendere quattro soldi, ma addirittura anche solo per mangiare. Perché molto spesso i bambini intervistati, è proprio una cosa che dicono che colpisce molto, è che non lo fanno solo per soldi, ma fondamentalmente se sono costretti a farlo e anche ad avere una certa percentuale di clienti stranieri ogni giorno, e appunto tenendo conto, perché devono rendere conto poi ai loro proprietari, chiamiamoli così, non ricevono nemmeno da mangiare, non solamente i soldi. Ecco, pensiamo a che livello stiamo arrivando. Anche perché dobbiamo considerare che questo tipo di violenze, quando una persona cresce,
mina la psiche, sono delle ferite dell'anima, del sé, della propria autostima, veniamo feriti nell'affettività, è una cosa devastante per milioni e milioni e milioni di esseri, è veramente una cosa inconcepibile. E sembra strano quello che dici, che tante persone pensano addirittura di fare del bene, ma se gli voglio fare del bene ad un bambino che così può mangiare, ma me lo porto e lo porto a fare una colazione senza dovergli rubare l'anima. Sai cosa mi ha colpito? Proprio anche le parole dei bambini intervistati, perché stiamo parlando veramente di bambini. E le parole quindi che sono quanti, un atto d'accusa. Quanti anni, scusa? Sì. Quanti anni indicativamente? Ma anche 10 anni, anche 8, anche meno addirittura, cioè cose allucinanti. Bambini. E soprattutto femmine, ma anche maschi, e le parole appunto mi hanno colpito molto, perché sono un vero e proprio atto di accusa nei confronti di noi adulti. E una bambina dice: sono delle bestie, peggio delle bestie, perché vanno con i bambini e invece le bestie non lo fanno. E poi un'altra dice addirittura, vediamo se trovo la citazione: voi avete bisogno di comprarci sorridenti, e quindi pretendendo il sorriso anche da parte nostra, così pulite il vostro senso di colpa, dice una ragazzina. Quindi veramente parole molto pesanti. E giustamente, come dice una donna di cui ho appunto conosciuto la storia guardando un po', facendo un po' di ricerca, lei è Somali Imam e è presidente di una ONG. E appunto lei dice: la difficoltà in Cambogia opera, la difficoltà per noi non è tanto di salvare una ragazzina, una bambina dal bordello, perché lì ci vogliono magari 5 minuti solo per convincere la bambina o la ragazzina a scappare, ma poi la difficoltà è appunto quella di ricostruire un minimo di dignità personale e di serenità, cosa che è molto difficile da riacquistare. Lei stessa ha subito violenza quando era appunto piccola e poi una volta cresciuta si è ripromessa di aiutare tanti bambini e ragazzi con la sua stessa sorte, e addirittura ha dichiarato che sarebbe in grado di accettare di tornare a prostituirsi anche adesso che è una donna adulta, solamente per cercare di evitare insomma problemi alle sue ai bambini, alle bambine, ragazze che vivono appunto nel suo centro, per cercare di salvare le loro vite, perché poi le difficoltà sono anche quelle economiche. E lei dice: io purtroppo non posso nemmeno dire più di tanto, so magari benissimo, conosco i politici corrotti, i poliziotti corrotti, ma più di tanto io non posso fare, posso solamente pensare di farle stare un po' bene e cercare di sopravvivere in questo paese, perché sennò sì, anche lei ovviamente si sente anche perseguitata, no? Ha già subito degli attacchi, delle minacce ovviamente per quello che fa. Certo, ma guarda, quello che un po' preoccupa in prospettiva, oltre a quello che è già in essere, è che i dati clinici su queste cose stabiliscono delle correlazioni molto forti tra abuso infantile e poi instabilità, dipendenze affettive in età adulta, e poi anche condotte distruttive, autodistruttive, e poi depressioni, i disturbi alimentari, comportamenti devianti. Le persone che hanno ricevuto questi abusi dopo a loro volta rischiano di abusare, oppure si chiudono in se stessi, fanno uso di alcol, di droghe, e continuano nella strada o della prostituzione, della promiscuità sessuale,
oppure al contrario stabiliscono una fortissima inibizione della sessualità e quindi compromettono le loro relazioni, eccetera. E questo va ad espandersi un poco a macchia d'olio, capisci? È veramente certo. Una cosa di cui dovremmo essere consapevoli nel... Ma come si fa a pensare? Io veramente questa cosa che hai detto prima mi spiazza tantissimo. Sì, pensano sì. Addirittura di fargli un favore. Di fare qualcosa di buono, certo. Guarda, sai cosa pensavo anche? Che a questi bambini, ragazzini, comunque piccoli, a loro manca un punto di riferimento. E ovviamente quando hai quell'età lo trovi in qualche adulto, almeno uno. Perché spesso il problema che ho riscontrato in Cambogia, ma poi ci sono altri mille esempi, Thailandia, Brasile, comunque purtroppo le situazioni si assomigliano. I genitori, se ci sono, o spesso magari uno dei due o tutti e due hanno problemi comunque già di dipendenza, perché sono in situazioni di estrema povertà. O comunque diciamo non hanno i soldi sufficienti o comunque non garantiscono nemmeno un punto di riferimento non solo economico ma anche soprattutto psicologico, morale per i propri figli. E per i genitori è normale che i bambini, i loro figli spariscano molte ore al giorno. Qualcuno si chiede perché, qualcuno no, e qualcuno nemmeno vuole sapere cosa fa il figlio o la figlia. Ma si sa, e secondo me la cosa peggiore fosse anche quella, no? Per un bambino magari tornare la sera a casa e o addirittura, come ho visto anche in Cambogia o in Thailandia, vivere nei bordelli, quindi proprio passare la propria infanzia in quei posti. Comunque non avere punti di riferimento, nessun adulto con cui parlare, vuol dire proprio crescere nel modo in cui hai detto tu, quindi circondato da mille problemi, da mille sensi di colpa, perché poi magari vengono i sensi di colpa, anche se i sensi di colpa dovrebbero venire agli adulti, e appunto mille difficoltà poi per una crescita serena, no? Non solamente dal punto di vista fisico, purtroppo. Sì, ma sicuramente questo è un meccanismo che gli psicologi hanno scoperto che scatta nella persona abusata, scatta il senso di colpa, e questo spesso fa anche il gioco di chi ha abusato, per cui tendi a mantenere segreto quello che è successo, non dirlo. Bene, in questi paesi che tu hai nominato, ma so anche poi ho visto anche dei dati degli italiani, in modo particolare anche molto il Brasile, Santo Domingo, il Kenya, la Colombia, quindi non soltanto il sud-est asiatico, ma proprio questo è una piaga proprio mondiale. Sì. Ma le persone che subiscono questa cosa e dopo hanno un vuoto dell'anima, una totale mancanza di fiducia in loro stessi e ripropongono semplicemente ciò che hanno vissuto nella loro vita adulta, per cui diventeranno persone che abuseranno a loro volta, e questo ci fa fare una riflessione. Siccome la povertà, l'indigenza economica oppure anche le situazioni di guerre sono alla base di questo sfruttamento, diciamo quello che sta succedendo, quello che sta facendo la finanza a livello mondiale non può che aprire degli scenari ancora più pericolosi per queste situazioni. Non lo so, tu hai l'impressione che comunque ci sia. Io so che ho qui un dato di
un'associazione, ci sono delle associazioni in collaborazione, e qui vedo la ECPAT, che è l'acronimo di End Child Prostitution in Asia Tourism, e poi un'altra associazione, Stop Sexual Tourism, che hanno lanciato una sorta di campagna per diciamo di denuncia della situazione, per sensibilizzare i viaggiatori sul dramma delle vittime e allo stesso tempo mettere in guardia anche sui rischi legali, come accennavi tu prima, anche per la salute di chi va a fare questi incontri. E la loro idea è quella di riempire gli aeroporti di avvisi di questo tipo. Ecco, ti sembra una misura che può servire? Diciamo che si tratta di misure, secondo me, palliative. Quando appunto ho letto anch'io la notizia della fissione negli aeroporti di questo tipo di manifesti, l'ho vista come una sorta di, come dire, il turista sessuale che comunque è già pronto a partire di sicuro non si ferma davanti a un manifesto. Secondo me non basta, secondo me, come avevo detto prima, bisognerebbe parlarne molto più spesso tra i giovani, e anche, perché no, a scuola, e magari i ragazzi un po' più grandi, visto che nel giro di qualche anno magari diventano anche genitori, cercare di, come dire, cercare di prevenire questo fenomeno anche a livello di educazione. E poi ovviamente non basta, perché c'è anche tutta una scelta di azione politica, di azione di cooperazione giudiziaria, che è suggerita anche dal presidente dell'associazione che raduna appunto a livello di rete mondiale tutte le organizzazioni di cui hai parlato tu prima, ICPAT International, e appunto sollecita la necessità di una cooperazione effettiva a livello giudiziario tra vari paesi. Diciamo che quello che magari si può fare a livello appunto di nazione è sicuramente puntare sull'educazione, perché se sono 80.000 persone, turisti italiani all'anno, sono tantissimi, quindi vuol dire che manca una cultura del rispetto della vita alla base, sono tanti. C'è qualcosa che non va in questo tipo di società. E ho ravvisato questa contraddizione. Negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si è sviluppata una cultura dell'infanzia che si è orientata verso un impegno forte nella tutela dei minori. E quindi abbiamo convenzioni, abbiamo trattati, abbiamo la Costituzione, abbiamo leggi che tutelano i minori. Ma non c'è la stessa forza nel denunciare questo cancro, nel diffondere la cultura del rispetto della vita e nel far rispettare le leggi, perché parliamo anche di quello, perché poi la legge c'è, ma non penso siano tantissimi. Io ho provato a cercare un po' di numeri, non sono tantissimi i turisti sessuali che effettivamente, italiani, che effettivamente sono condannati. E è vero che se ne parla di più. Secondo me forse bisognerebbe trovare anche altri canali, quindi a livello politico, a livello ministeriale, Ministero degli Esteri, e a livello di collaborazione con la polizia dei paesi dove il turismo sessuale opera. Il problema appunto con quale tipo di organi di polizia poi ti trovi a collaborare. Il problema è più in alto probabilmente, no? A livello politico. Certo. Certo, diciamo che non so se hai approfondito un poco, ma giusto per condividerlo con chi ci ascolta, da qualche anno a questa parte c'è un certo incremento, o è nato anche un turismo sessuale femminile, al femminile. Sì, sì. Sì. Che è un, diciamo che è un segnale della malattia di questa società, che sicuramente trova anche nel rapporto, nel semplice rapporto uomo-donna,
un qualche cosa di quasi patologico diventato ormai, perché altrimenti la sessualità viene vissuta in modo assolutamente soddisfacente, piacevole, che non ti fa venire in mente nessun altro scenario. Certo, come appunto dicevo della bambina che ha detto che sono i turisti si comportano peggio delle bestie, secondo me è proprio lo specchio della nostra società, perché si tratta di degenerazioni a tutti i livelli, in tutti i sensi, perché appunto la sessualità ovviamente è un'altra cosa. Addirittura in Cambogia ho visto esistere dei veri e propri acquari, li chiamano acquari umani, dove praticamente tu la sera passeggi tranquillamente e puoi scegliere la tua preda. Ci sono tutte le ragazze con il numero e tu puoi sbizzarrite nella scelta. Sono come in una vetrina, insomma. Assolutamente sì. Sì, beh, ma non è certo. Senti, noi siamo arrivati quasi al termine della nostra del tempo a noi dedicato, non so se volevi fare un'ultima considerazione, qualche cosa. A te la parola. Sì, guarda, il tema è scottante, è tabù, è bruttissimo fare ricerca, nel senso che ti viene voglia di piangere, ma poi ti viene voglia anche di urlare, no? Di dire ma perché non cerchiamo di fermare tutto questo? E quindi mi era sorta spontanea una riflessione poetica su questo tema, ecco. Sì, sentiamo. Quando soffre un bambino, tace l'alba di un nuovo giorno, la luce che vuole illuminare un angolo d'universo si spegne all'improvviso, senza un perché, una logica, un sentimento. Quando soffre un bambino, piange la vita, si spezza un ramo, scende la notte nel ventre violato di madre. Quando soffre un bambino, una crisalide da bozzolo dorato cade spezzata e sull'arida terra cenere di morte cospage i nostri colpevoli capi. Appunto, ci tenevo a sottolineare, evidenziare la nostra responsabilità di adulti nel cercare di fare veramente qualcosa di concreto nei confronti dei minori. C'è bisogno... dei bambini che non dovrebbero nemmeno subire certi tipi di violenza, nemmeno sapere cosa siano, invece purtroppo ce ne sono molti. C'è bisogno di fare un profondissimo lavoro di rivisitazione della nostra civiltà a 360 gradi, a partire un po', come dici tu, dalla scuola, ma dalle famiglie. Sono i genitori, quelli che già sono genitori e che andrebbero educati, sensibilizzati, dopo andrebbero istruiti gli istruttori, andrebbe cambiata questa società. Veramente, quando si vedono queste cose, si capisce che c'è un male profondissimo. E quindi io mi ricordo una frase incredibile, già al tempo la trovavo assolutamente fuori luogo, ma in una trasmissione di Giuliano Ferrara, non mi ricordo la sua trasmissione qual era, si parlava ancora di quello che era il comunismo e di quello che erano invece le libere democrazie occidentali, e alla fine il liberismo non sarà perfetto, ma questo è il mondo migliore possibile, quello espresso dal liberismo. Quello che hai, di quello di cui hai parlato tu, mi sembra che dal liberismo siamo passati al libertinaggio, e la cosa, se la andiamo a cercare in un vocabolario, ha un significato completamente diverso, e questa è la nostra civiltà. Dobbiamo veramente rimboccarci le maniche e ognuno dei nostri neuroni, sia quelli cerebrali
anche quelli nel cuore devono fare un grandissimo lavoro. Paola, grazie del tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Un abbraccio e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, buonasera a tutti. E ripasso la linea a Massimo Bonella. Buonasera. Sì, grazie dunque Alviano Appi. Riprendiamo dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV da Venezia. Bonella. Allora, un aggiornamento delle notizie: vi avevo annunciato del maltempo, in effetti c'è stata una forte ondata di maltempo che ha colpito la Calabria, praticamente si è visto di tutto, da fortissime piogge a grandinate, fulmini e raffiche di vento, ma non solo, c'è stata anche una tromba d'aria che ha colpito un treno regionale sempre in Calabria, a Crotone. Praticamente ci sono dunque, sembra che il treno non si sia rovesciato fortunatamente, però si registrano dei feriti. Il treno era appunto un regionale, si trattava di una littorina, per capirci. Vediamo se abbiamo qualche altra informazione su questo caso. Dunque, era un treno, si è stato colpito un treno regionale nel Crotonese. Di fatto sono stati ricoverati in ospedale 3 passeggeri. Si registra anche una forte bora fredda a Trieste e ancora acqua alta a Venezia. Dunque sono le 19:52, non ci sono altri aggiornamenti per il momento per quanto riguarda il fronte delle notizie. Vediamo se per allora, sono le 19:52, io sento delle interferenze che non riesco a capire da dove vengono. Chiedo lumi alla regia centrale. No, niente per il momento, c'è stata una voce esterna, diciamo. Allora, a questo punto no, diamo quindi uno sguardo alla nostra home page della nostra testata. Dunque, a taglio prima l'informativa delle prove tecniche di radiodiffusione europea sulla nuova frequenza degli 819 in AM, 819 kHz, e rimane sempre naturalmente regolare l'emissione sui 1584 kHz. Sempre appunto in AM di radiodiffusione europea. Poi subito sotto c'è una trasmissione sperimentale, una versione televisiva di radiodiffusione europea TV, e ospite in studio è proprio il, così potete vedere chi è il nostro editore Rosario Moreno, appunto, che attualmente è in regia a Treviso, che sta appunto coordinando la trasmissione. Rosario Moreno, che era stato ospite insieme al sottoscritto due venerdì fa per una trasmissione in diretta Open Space appunto lì a Trieste, negli studi radiofonici. In studio c'era anche Maurizio Castelli e il direttore di Radio Diffusione Europea Graziano D'Andrea. Poi, subito dopo, il nostro settimanale Pianeta Oggi Report è dedicato all'intervista alla dottoressa Maria Marzullo, presidente dell'associazione Terra Mater di Brugnera, in occasione della presentazione da Villa Varda del primo colore. E quindi lei poi spiegherà un po' cos'è tutta la importante iniziativa di Terra Mater anche con le scuole. Poi ancora abbiamo diciamo così, una serie di solidarietà da parte di alcuni personaggi noti a livello nazionale al mondo delle emittenti radio televisive locali. Abbiamo ad esempio il noto speaker radiofonico Tonino Luppino, poi ancora il presidente di
TBRS, TV Marchigiana, Gabriele Betti. Come sentite su questa grave situazione che si è venuta a creare nei confronti dell'emittenza radio-televisiva locale, si stanno muovendo anche personaggi di rilievo. Poi ancora, andiamo avanti, ci sono degli articoli molto importanti che riguardano la legalità, il settore dell'antimafia, ad esempio questo che porta il titolo Di Matteo, in questo paese una voglia insana di archiviare per sempre verità su stragi e trattativa, ed è stato presentato a Roma il libro dal titolo Il patto sporco, scritto con Saverio Lodato. L'articolo è stato scritto da Aaron Pettinari. Poi ancora un speciale di Our Voice dalla televisione argentina dal titolo Limbo. Poi ancora Esteri di Margherita Furlan, qui abbiamo la panoramica sul mondo, su cosa sta succedendo, e quindi un altro nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter molto importante, dedicato al ricordo di Charles Aznavour. E qui abbiamo in esclusiva un'intervista a un suo grande amico, Odino Marcon di Treviso, il quale ci parla appunto di questo grandissimo artista. In ultimo ancora abbiamo un altro settimanale Pianeta Oggi Reporter con l'intervista a Massimo Vitturi, responsabile nazionale area animali selvatici della LAV. Abbiamo voluto dedicare una trasmissione alla LAV, questo in occasione di una conferenza che si era tenuta a Treviso. E poi ancora in ultima abbiamo un importante articolo sempre in collaborazione con Antimafia 2000 dal titolo L'attentato, pezzi di verità per sconfiggere la bestia. Qui ci sono appunto diverse chiavi di lettura di cosa c'è, insomma, poche parole attorno a questo cancro mafia che non si riesce a debellare. Poi ancora un altro articolo, menti raffinatissime contro il PM Di Matteo, sempre in collaborazione con la testata Antimafia 2000, articolo scritto dal direttore della testata Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Sono le 19.58, è tutto per il momento, vi ricordo domani alle 19 trasmissione speciale, è una diretta straordinaria dedicata al problema della crisi, della grave crisi dell'emittenza radio-televisiva locale. In collegamento da Grosseto abbiamo l'editore di RBC Grosseto, l'emittente storica di Grosseto, Franco Fiorelli. È tutto allora per il momento, aspetta perché dovevamo darvi anche quell'altra, ma non ho novità per il momento, perché forse è prevista una seconda diretta straordinaria anche alle 22. Scusate un po' questi salti, ma vi garantisco che siamo presi con tantissime notizie che ci aiutano anche all'ultimo momento, situazioni che riguardano questa grave problematica dell'emittenza radio-televisiva locale. Perché io lo ricordo ancora, se questa viene a meno, qui abbiamo la perdita anche di una buona parte della nostra democrazia italiana. E ricordatevi che solamente in Italia c'è questa, potremmo dire, guerra contro le emittenti locali. Noi cercheremo ovviamente di tenere le antenne alte, ok? Di andare avanti a tenervi aggiornati su tutta l'evoluzione di questo problema, e siamo sempre pronti a interrompere i programmi appena c'è qualcosa di molto importante. Nel frattempo sono 19.59 e saluto la regia centrale Rosario Moreno. Noi ci sentiamo domani alle 19. Il Pianeta Oggi 20 nel mondo ritornerà la prossima settimana. È tutto per il momento da Pianeta Oggi TV, grazie per la vostra cortese attenzione. La linea ora torna a Radio Science per la programmazione della rete. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi 20 nel mondo su Radio Science.